Dopo averlo visto crescere fin dalle sue fondamenta, siamo lieti di annunciare al nostro affettuoso pubblico l'apertura del kartodromo indoor più grande d'Italia, Top Fuel Racing Milan Arena, situato a Vignate in provincia di Milano, in via Antica Cassanese, al chilometro 9, vicino al centro commerciale Acquario. L'unicità della struttura, dedicata al motorsport per kart, pit e minibike, oltre a simulatori professionali, è dovuta al fatto che non è stata pensata unicamente come una pista, ma come un luogo di ritrovo, per appassionati o meno, in cui poter fruire di molti altri servizi. L'innovativa struttura si estende su una superficie di 4.200 metri quadrati distribuiti su due piani. Al primo piano è situata l'area lounge, estesa su una superficie di 1.200 metri quadrati, dei quali 200 all'aperto su una terrazza attrezzata, che è dotata di ogni comfort per accogliere il pilota nell'attesa dell'evento racing, come il bar tavola fredda Orange Café, aperto anche a pranzo, che dispone di un'ampia offerta food and beverage, senza dimenticare momenti dedicati agli aperitivi. All'interno del Top Fuel Racing Milan Arena si possono organizzare serate a tema, compleanni e feste aziendali. L'ampia vetrata che si affaccia sulla pista permette al cliente di gustare le specialità del bar osservando gli eventi racing in corso, anche grazie ai numerosi schermi sui quali vengono visualizzati i tempi e i risultati, clip musicali, immagini racing e molto altro. Ma ora, a spiegarci meglio questo bellissimo impianto, ci penserà Giuseppe Diagrò, direttore del kartodromo. Siamo qui al kartodromo indoor di Vignate, in provincia di Milano, Top Fuel Racing. Qui con noi il direttore dell'impianto, oggi è il giorno dell'apertura. Giuseppe, ci può spiegare meglio quali servizi offre questo kartodromo? Sì, allora, buonasera a tutti. Questa è l'inaugurazione veramente questa sera, quindi è la prima sera che ospitiamo più o meno un buon numero di pubblico in un impianto totalmente nuovo, sia di concezione che di servizi che offriremo. Top Fuel Racing parte dal kart, quindi kart indoor, però pone la novità anche di mini moto e pit bike. La pista è la prima pista completamente ammortizzata in Italia. Questo vuol dire che la sicurezza innanzitutto di chi guida è a uno dei livelli, diciamo, ai livelli più alti, e poi soprattutto permette di avere sempre un circuito in ordine e quindi anche meno manodopera da utilizzare per rimettere a posto barriere e quant'altro. E i kart che utilizziamo sono kart di nuova generazione dedicati appositamente al noleggio. Particolare attenzione abbiamo dato anche allo sviluppo della guida per i bambini. I bambini sono, come sapete, la fucina per il kart, partono da 5 anni e vanno avanti fino a quando poi si va su questi kart da noleggio che abbiamo per adulti. Quindi partiremo con dei corsi dedicati, le mattine di sabato e domenica dedicate solo ai bambini, con una flotta solo per bambini. Sappiamo, Giuseppe, che avete dei servizi dedicati alle aziende. Quali sono? Allora, la costruzione di questo kartodromo ha previsto proprio spazi adatti a qualsiasi tipo di incentive e di servizio aziendale. Il lounge dove ci troviamo può ospitare fino a 200 persone in una sala congressi, quindi qualsiasi tipo di presentazione per aziende. Può ospitare catering e buffet per un numero maggiore, fino a circa 500 persone. I programmi per aziende sono personalizzati sia in pista che nella zona lounge ospitalità. A differenza degli altri circuiti indoor, Top Fuel utilizza nuove tecnologie. Ci può spiegare quali sono? Allora, in questo impianto, sin dalla ospitalità, quindi dall'ingresso degli utenti, abbiamo puntato su un sistema software che automatizza completamente la gestione di chi vuole correre in pista. Quindi, sin dall'ingresso, un desk di registrazione permette di accumulare tutti i dati necessari per emettere una card e per inserire lo storico del cliente nei nostri archivi. Da quel momento sarà tutto automatico, fino ad arrivare giù in pista addirittura con l'assegnazione del kart. Questo per quanto riguarda gli ospiti. In pista abbiamo usato un po' nuove tecnologie, abbiamo arricchito il kart con un display sul volante che va a sostituire quindi i tabelloni classici in pista. Display che dà diverse informazioni, incluso il tempo, soprattutto, che è quella cosa più importante per il pilota, e abbiamo anche aggiunto segnalazioni e informazioni per i piloti, sia per la sicurezza che per la gara, con tecnologia LED. Quindi la pista è dotata di segnalazioni LED e gli stessi kart hanno le stesse segnalazioni LED, sia per la sicurezza, quindi bandiere gialle e rosse,
che per la, diciamo, la competizione, quindi bandiere blu. Il piano terra è dedicato alla pista indoor lunga 485 metri e larga mediamente oltre 6 metri. Il tracciato è attrezzato con le strumentazioni più innovative e rinomate a livello europeo, come le barriere che delimitano il tracciato, composte da un sistema antiurto con molle respingenti elicoidali. Anche i kart del leader del mercato Sodi sono di ultima generazione, sia per adulti che per bambini. Montano un display a bordo che fornisce ogni informazione sulla performance del pilota. Il disegno del tracciato, sviluppato insieme ai piloti professionisti, unisce scorrevolezza a tenuta di strada e naturalmente tanto divertimento. La sicurezza è ai massimi livelli, grazie anche al disegno del tracciato particolarmente largo e fruibile. Sentiamo ora a caldo le impressioni dei piloti che hanno provato il tracciato. Com'è andata? Bene, bene, no, è stato divertente. È bello, dopo le gare, venire qua a fare questi eventi è divertente. Un bel momento per stare un po' con gli amici e divertirsi. No, sì, molte. È un circuito nuovo, carte abbastanza veloci, tante sportellate con gli amici, quindi è stato molto divertente. L'impianto come ti sembra? Buono, buonissimo. Per me, che sono oltretutto principiante, molto buono. Ti stai divertendo? Sì. Proverai anche tu il go-kart o l'hai già guidato? L'ho già provato. Come ti è sembrato? È bello. Come le pare l'impianto? No, è molto all'avanguardia, molto bello, c'è tanta gente, siamo tutti contenti. Vedo che stai guardando gli intertempi, com'è andata? Bene. Hai vinto, mi hanno detto. Sì. Ti sei trovato bene su questo go-kart? Sì, molto. La pista è inoltre dotata di software per kart della SMS Timing, primario operatore internazionale che segue tutto il processo, dalla registrazione del pilota tramite schermi touchscreen alla segnalazione in tempo reale delle posizioni e tempi dei piloti che corrono in pista, con comunicazione tramite email e social network delle performance di gara. Cosa ne pensa dell'impianto? L'impianto è favoloso, direi che è uno dei più belli impianti che ho visto di kart, veramente. Com'è andata? Oh, è bellissimo, io domani sono ancora qua, mi sono troppo divertita. Ti sei divertito? Sì, è stata una bella esperienza, una bella pista e penso che tornerò sicuramente. Siamo con Ernesto Bellissari, è una monoposto di Formula Renault 2000. Spiegaci come mai la tua presenza in questo circuito. Ciao Francesca, buonasera a tutti. Sì, abbiamo il piacere di condividere questa bellissima serata nel kartodromo Top Fuel. Abbiamo portato una monoposto di Renault 2000 perché ci saranno delle bellissime sorprese in futuro. Chi, diciamo, farà delle belle performance all'interno del kartodromo avrà la possibilità di provare le nostre monoposto in pista con le nostre persone e quindi arricchire un po' l'esperienza sui kart, ecco. Al kartodromo Top Fuel Racing Milan Arena è possibile usufruire di varie proposte racing, sessioni libere e cronometrate, diverse soluzioni di gran premio con qualifiche e partenza in griglia, corsi per bambini, corsi di karting, scooter, minimoto, pit bike, servizio camera kart a richiesta, didattica per scuole, noleggio pista per ogni genere di evento, organizzazione di tornei e trofei personalizzati. Siamo alla conclusione di questa serata. Il 3 novembre ci sarà l'apertura ufficiale di questo kartodromo indoor. Ci può fare un bilancio di questa serata? Sì, allora, è stata dura, ma siamo riusciti a ospitare quasi 250-300 persone, gli abbiamo dato da mangiare, hanno girato, si sono divertiti, hanno appreso tutte le tecnologie possibili che si possono mettere su un kart. E il 3 novembre giustamente apriamo al pubblico, quindi sarà la prima giornata di apertura al pubblico. Ricordo l'indirizzo innanzitutto, Vignate, via Antica Cassanese, 10 minuti dalla tangenziale di Milano, il sito www.topfuelracing.it, dove si potrà vedere il calendario, quindi per programmare eventi o vedere comunque gli orari e i prezzi dei nostri servizi. Quali sono i prossimi eventi in programma? Allora, abbiamo il campionato Go-Kart TV prossimamente, che inizia con la prima gara l'8 novembre a Franciacorta e poi viene qui da noi il 22 novembre, un campionato interessante che ormai è già parecchi anni che si svolge qui nel nord Italia. Siamo contenti che presso la sede, proprio dove abbiamo anche sede di Go-Kart TV, si faccia la finale di questo campionato. Mi raccomando, un appello agli ultimi piloti che non si sono ancora iscritti di venire numerosi
perché quest'anno i premi imperiali sono importanti. Ricordo lo sponsor MSC con la sua crociera per il primo posto per due persone, che è veramente un premio fuori dal comune per questo tipo di gare. Il secondo, terzo e quarto ci saranno invece premi elettronici, TV, telefonini e quant'altro. Quindi ancora un altro appello, il 22 novembre da noi e l'8 novembre invece a Franciacorta. Ciao, la pompa numero 1 48 e 50. Da oggi c'è un nuovo modo di pagare il carburante senza usare contanti. Usa anche tu le tessere Top Fuel. Top Fuel propone una gamma di carte carburante prepagate che ti permettono di ottenere numerosi vantaggi. Carta gift, carta retail, carta sconto, infine la nuovissima carta metano. Sei un operatore del settore? Hai o gestisci un distributore di carburante? Vuoi entrare anche tu a far parte del prestigioso circuito Top Fuel? Contattaci su info@topfuelweb.com. Top Fuel, il carburante over the top.